Amici di Essere DJ Oggi, continuiamo a parlare del mixaggio. Ringrazio ancora Gianni Bini per il suo prezioso contributo, lo rivedremo anche più avanti nel corso dei nostri video sullo sviluppo della produzione. Proseguiamo adesso il discorso del mixaggio. Senza stare a ripetere quello che ha detto Gianni, cerchiamo di entrare nel dettaglio di questa procedura molto importante, assolutamente necessaria da fare bene per far suonare il brano come si deve. Una volta finita la stesura dell'arrangiamento con tutti gli elementi, salvare il progetto, aprirne un altro in modo tale da avere sempre il vecchio lì a disposizione e poi tirare giù tutti i volumi per poterli ricreare nuovamente e predisporre il mixaggio come si deve. Come abbiamo detto, il mixaggio è l'arte di mettere tutti gli elementi al proprio posto. Riprendiamo singolarmente le varie tracce, introducendo quegli elementi che rendono il suono al meglio, quindi l'equalizzazione, la compressione, tutti gli elementi che vedremo specificatamente per ognuno con un video dedicato. Azzeriamo i volumi e li facciamo piano piano, cercando di non avere dei livelli troppo alti, di evitare la tendenza di alzare tutto, ma cerchiamo di stare piuttosto bassi con il volume generale per poi andare successivamente ad aggiungere volume nel senso di impatto sonoro nella fase successiva. Cerchiamo di mettere ogni suono al suo posto e di dare forma e concretezza al nostro arrangiamento. Un altro degli elementi da tenere in considerazione è che per ogni singolo elemento non serve un suono bello, serve che abbia il suono giusto. Cosa voglio dire? Se per esempio la cassa e il basso insistono su alcune frequenze uguali, tenderanno a sovrapporsi e allora è bene che ci sia il giusto spazio tra il basso e la cassa, il che può rendere per esempio un basso leggermente acuto rispetto a quello che ci piacerebbe, però in questo modo lasciamo spazio alla cassa. I suoni devono essere belli nell'insieme, non tanto singolarmente. Ovviamente si interviene singolarmente su ogni tipo di suono per renderlo adatto al nostro brano, secondo quello che è il gusto personale. Magari nell'atto di creare il giusto suono in fase di mixaggio dobbiamo sacrificare qualcosa, ma perché andrà poi, una volta terminato il tutto, a trovare la sua giusta collocazione. Un'altra cosa importante di contro è che dobbiamo avere un mixaggio definito che abbia un suono ottimale, perché i miracoli non si possono fare successivamente. Il mixaggio deve essere ideale e ci deve essere tutto. Un metodo di questo tipo ti consente sempre di avere il riferimento con quello che ti eri lasciato prima, semplicemente riaprendo il vecchio progetto. Però non hai neanche paura di sconvolgere tutto, perché riparti da zero e vai ad inserire tutto. Un'altra cosa da tenere in considerazione, molto importante, è che non devi tenere troppo alto il volume delle casse, o meglio, devi fare i tuoi test anche a volume basso. Il rischio è che a volume alto suoni tutto bello, eccitante di essere coinvolto nel groove, però magari quando vai a fare i tuoi test a volume basso si perde qualcosa. Ed è lì che devi intervenire, perché a bassi volumi singole tracce devono suonare bene nel mix e il mix non deve mancare di parti che ha inserito nell'arrangiamento e quindi consideri fondamentali. Di conseguenza fai i tuoi test a volume basso, sistema tutto, cerca di aggiustare il tiro e poi prova ad alzare il volume per vedere se tutto torna. Proseguiremo con lo sviluppo della produzione, sempre insieme ad altri contributi e ad altri consigli utili. Se hai dei suggerimenti, scrivi pure qua sotto, commenta qua nel video. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!